Consiglio europeo, la deputata PD Gualmini ai nostri microfoni. Ok al MES, ma servono anche i Corona Bond. Sanità, oltre metà degli ospiti dell'RSA in cammino, positivo al Covid. Fase 2, parte il tavolo metropolitano per aiutare le imprese nella ripartenza. Covid, la testimonianza di chi torna in Italia, all'estero più disciplinati. Virus e turismo, le rassicurazioni dell'esperto, l'acqua di mare non è contaminata. Cultura, la Cineteca presenta il film The Forgotten Front, la resistenza a Bologna. Benvenuti a GR in Cronaca, in studio Caterina Maggi. Apriamo con la politica. Previsto per il 24 aprile il Consiglio europeo che dovrà stabilire la portata delle misure dell'Unione per sostenere la fase 2. Elisabetta Gualmini, Partito Democratico, ai nostri microfoni dichiara: il MES non basta, serviranno anche i Corona Bond. Sentiamo i dettagli nel servizio di Federico Gonzato. Sì al MES, ma serve la solidarietà di tutti. Alla vigilia del Consiglio europeo di domani, Elisabetta Gualmini, deputata europea del Partito Democratico, si inserisce nel dibattito delle ultime ore tra Italia ed Europa. Intervistata da Incronaca, l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna approva l'attivazione del meccanismo europeo di stabilità, ma chiede l'introduzione dei tanto discussi Corona Bond. Il tavolo del Consiglio europeo di giovedì mattina potrebbe sciogliere i dubbi dell'Italia riguardo i provvedimenti economici che l'Europa sta preparando per affrontare il coronavirus. Sulla fase 2 dell'emergenza Covid-19, Gualmini chiede un piano graduale per uscire dalla quarantena e sull'Emilia-Romagna è fiduciosa. Secondo me l'Emilia-Romagna, penso secondo te, sia assolutamente in grado di farlo, è pronta per indicare al governo una strada per ripartire. Senza esagerare, indicare dei termini e concordare una linea con il governo penso sia la cosa più importante. Un terzo degli ospiti della residenza per anziani in cammino sarebbe morto a causa di Covid-19 e più della metà degli ospiti è positiva al virus. Questi i numeri di una tragedia causata anche da ritardi ed errori umani, come ci spiega Beatrice Maroni. L'Emilia-Romagna ha il record nazionale per il maggior numero di vittime morte per coronavirus all'interno delle case di riposo. La situazione tragica della residenza in cammino di Viale Pepoli si aggiunge alle situazioni critiche delle RSA di Sant'Anna, Santa Caterina, I Platani e Villa Teresa di Sasso Marconi. Tutti e 95 gli ospiti della casa di cura in cammino sarebbero positivi al Covid-19, è quanto riferisce Serena Caselli della CGIL. Si parla per ora di 30 vittime, ma potrebbero essere fino a 50. Più della metà degli ospiti quindi sarebbero morti. Si attendono i controlli della AUSL, a cui è stata richiesta un'urgente verifica sul numero effettivo delle vittime e degli attuali positivi. Il mancato rispetto degli standard di sicurezza e la carenza dei dispositivi di protezione individuale hanno messo a repentaglio il personale medico e i loro pazienti. Tanti dei lavoratori delle case di cura sono adesso a casa perché risultati positivi. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale, ma per quanto riferito a Caselli, avrebbero ricevuto le mascherine solo il 16 marzo. Dialogo tra le parti sociali e gradualità nella riapertura. Secondo l'assessore al lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, il tavolo metropolitano servirà per ripartire in sicurezza, abbandonando il rischio delle autocertificazioni. Il servizio è di Francesco Mazzanti. Sarà il tavolo metropolitano per la sicurezza sul lavoro a occuparsi di fornire il supporto alle aziende durante la fase 2 dell'emergenza. Istituito 2 settimane fa dalla città metropolitana e dal comune di Bologna, il tavolo vede la partecipazione di molti soggetti del territorio, dall'ANCE alla Camera di Commercio, dai sindacati all'Università di Bologna. L'esperimento, primo in Italia, vuole fornire alle imprese, in accordo con la Regione, le linee guida per far ripartire le attività, superando la logica delle autocertificazioni, secondo l'assessore al lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo. Perché la maggior parte di queste autocertificazioni, dice l'assessore, porta ad avere delle aperture sulla base del silenzio assenso senza garantire che i lavoratori che tornano nelle aziende siano davvero in situazioni di sicurezza. Bisogna evitare il rischio, conclude, di un rimbalzo di contagio da Covid. Non ci possiamo permettere aperture e chiusure a singhiozzo. Il tavolo ha individuato delle commissioni tecniche, 11 in tutto, che si occuperanno dei singoli settori dell'economia. Sono 4 quelle già attive e riguardano la manifattura, l'edilizia, il settore della logistica e la mobilità delle persone, gli stessi settori individuati dalla Regione e che dovrebbero essere i primi a ripartire.
Se alcune imprese in Germania sono aperte, afferma Lombardo, e sono concorrenti delle nostre imprese territoriali, è chiaro che più tempo stanno chiuse e più c'è il rischio che perdano quote di mercato. Tornare a casa da un paese straniero durante la pandemia non è semplice, ma nemmeno impossibile. La testimonianza di una lavoratrice bolognese residente da 9 anni in Inghilterra. Il servizio è di Chiara Marchetti. È arrivata sana e salva a Bologna dopo un viaggio di quasi 24 ore Ludovica Gagliardi, 28 anni bolognese, fisioterapista a Londra per un'azienda italiana. Annullati tutti i voli diretti, da Londra a Bologna è necessario fare scalo a Roma. Nella capitale inglese bar e negozi chiusi, con più personale aeroportuale che i viaggiatori. Diverse le misure di sicurezza adottate a causa del coronavirus, come i 2 metri di distanza da mantenere in fila ai gate o la misurazione della temperatura prima di salire sull'aereo. Nessun servizio di ristorazione durante il volo e guanti e mascherine obbligatori. 2 passeggeri per fila, con almeno 2 sedili di distanza da un passeggero all'altro, e alcune differenze di comportamento tra l'Italia e la Gran Bretagna. No, non è una discriminazione né niente, però quello che io noto vivendo in Inghilterra e quando torno in Italia è che l'italiano fa più fatica a seguire le regole in modo ordinato. Le distanze di sicurezza a Bologna non sono state rispettate e il trasporto dalla pista d'atterraggio all'aeroporto è stato effettuato con un solo autobus e 60 persone all'interno, come se il coronavirus non esistesse. A Roma erano inoltre aperti vari servizi come Unieuro e i bar per la colazione. Smentito il rischio di contrarre il Covid-19 attraverso l'acqua del mare. Fausto Francia, presidente della Società Italiana di Igiene, lancia un appello: no agli allarmismi. Maggiori dettagli nel servizio di Francesca Chiamenti. Non spaventiamo la gente per nulla. Possiamo trovare tracce di coronavirus nel mare, ma non hanno la carica infettante sufficiente a contagiare l'uomo. Queste le dichiarazioni di Fausto Francia, attuale direttore sanitario del Centro Diagnostico Chirurgico di Adea di Bologna. Dopo la scoperta in Francia di acque reflue infettate dal virus, era scattato l'allarme anche per le acque del mare. Non vi sarebbe però alcun rischio, secondo Fausto Francia, di contagio per l'uomo. Non basta un batterio per provocare una malattia. Le acque reflue che riescono ad arrivare al mare non sarebbero infatti in grado di provocare contagi. Gli impianti di depurazione in Emilia-Romagna, spiega poi Francia, sono di ottimo livello. A Rimini si sta costruendo il più grande depuratore d'Italia e l'attenzione all'attività depurativa nella regione è molto alta. E chiudiamo con la cultura. La Cineteca di Bologna propone in streaming su MyMovies dal 21 al 25 aprile il docufilm The Forgotten Front, la resistenza a Bologna, in ricordo degli eventi che portarono alla liberazione della città dal controllo nazifascista. Scopriamone di più nel servizio di Virginia Pedani. La Cineteca di Bologna torna fra i suoi spettatori e lo fa per la prima volta in streaming. Dal 21 al 25 aprile sul circuito MyMovies sarà possibile vedere al costo di 3 euro il nuovo film di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani, The Forgotten Front, la resistenza di Bologna, con le musiche dell'orchestra del Teatro Comunale. Quanto è importante la cultura durante un'emergenza del genere? Interviene al riguardo il compositore della colonna sonora Marco Pedrazzi. Queste cose che vengono fatte in streaming, anche dicevamo dei teatri, delle opere, ci sono le mostre virtuali dei quadri, eccetera, io spero che almeno possano essere in questo momento anche di conforto per le persone che sono sole in casa e in questa strana situazione e possa anche eventualmente riaccendere la passione per cose che un giorno, quando si riaprirà, potranno di nuovo avere un pubblico. Il GR di oggi termina qui. Vi aspettiamo per l'edizione del giornale radio di domani. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata.